Novità per oggi per la raccolta differenziata, ecco, dopo una decina di giorni finalmente si risolve il problema e oggi sarà raccolta ad Agrigento il cosiddetto grigio. Sì, noi abbiamo lavorato parecchio per riuscire a ottenere questo risultato e abbiamo dato l'input di oggi di raccogliere l'indifferenziato perché ormai era diventata una situazione insostenibile. Io voglio rappresentare ai miei concittadini che tutto quello che è successo esula rispetto a quelle che sono le nostre responsabilità e le nostre possibilità di poter agire. Ci hanno da un giorno all'altro chiuso tutti i canali attraverso cui si poteva portare il rifiuto a discarica. E allora abbiamo fatto il giro della Sicilia e abbiamo trovato una piccola risorsa, una piccola disponibilità a Gela. 4 tonnellate ad Alcamo, 4 tonnellate sono una cifra insignificante per la produzione di Agrigento e 25 tonnellate a Cammarata. E ancora non sono sufficienti, stiamo cercando di trovare altre soluzioni per incrementare, diciamo, il tipo di conferimento. Non è possibile che i comuni vengano stritolati in questo modo da questo sistema. Vi rendete conto che se noi non avessimo questo disagio di dover pagare costi enormi per portare i rifiuti lontano 400 km, potremmo riversare tutto quello che si ricava dalla differenziata per migliorare servizi, per dare la possibilità di ridurre la TARI. A proposito, quest'anno già il 16% per le utenze non residenti e faremo poi il 10% per quanto riguarda le utenze non residenti, residenti di riduzione dopo 14 anni di costanti aumenti.